viaggio nella provincia bresciana continua. Torniamo in sella pronti a goderci altri chilometri su queste magnifiche strade. In tutta la provincia di Brescia il divertimento in moto non manca mai, guardate qua! Strade entusiasmanti che spesso portano all'eccellenza del territorio, come i formaggi, la cui produzione qui è una vera e propria arte. Ogni valle ha la sua specialità e noi, ad un passo da Valvestino, ne stiamo per scoprire un'altra. Valvestino di Moerna, come sempre alla ricerca dei grandi segreti, dei casari, e questo è il Tempio del Tombea. Quindi questo qua è un formaggio che ha la denominazione PAT, prodotto agricolo tradizionale. Perché si produce solo in che comuni? Nel comune di Magasa, Valvestino e Capovalle. Solo in questi tre comuni si può fare il Tombea. Poi l'altra particolarità è l'alimentazione delle bovine. Esatto. Che bisogna almeno l'80% del foraggio che si usa l'inverno, bisogna che sia prodotto da queste zone. Quindi abbiamo un prodotto proprio legato al territorio che gli conferisce dei sapori incredibili. Il tempo ideale per degustarlo è di avere un prodotto di almeno un anno. Qui abbiamo le forme di 6 mesi, giusto? Sì. Via. Quindi ancora 6 mesi e poi siamo pronti per avere un formaggio che è uno spettacolo. Quindi come sempre, belle strade e buoni sapori. Valvestino è solo uno dei comuni che compongono il Parco dell'Alto Garda bresciano. Un'area naturale protetta di eccezionale valore paesaggistico e ambientale. Siamo qui nel Parco dell'Alto Garda bresciano, sono qui con Davide e volevo farmi raccontare da lui esattamente come si struttura il parco e le attività che porta avanti. Il Parco dell'Alto Garda è un parco abbastanza complesso, va dal lago di Garda, zona nord, dal comune di Salò fino al comune di Limone e comprende anche nell'entroterra i due comuni di Magasa e Valvestino, perciò abbiamo un territorio molto variegato, abbiamo un territorio prettamente lacustre fino ad arrivare ai 2000 metri della zona di Valvestino e Magasa, perciò il territorio grande montano. Versatilità, esatto, sì. Esatto. Immagino quindi un sacco di attività. Sì, è un parco che si presta molto a tantissime attività. Stiamo nell'ultimo periodo investendo molto sulle piste ciclabili e le piste per il trekking, infatti stiamo portando avanti un progetto per recuperare tutta la vecchia viabilità interna del parco, la viabilità minore. E poi ovviamente immagino che c'è il lago e quindi anche sport acquatici. E si può fare di tutto, dalla vela al kitesurf, windsurf, abbiamo delle zone come Campione del Garda che sono dedicate al vento, perciò il top, il non plus ultra di quello che è lo sport legato all'acqua. Quindi una grandissima esperienza di turismo attivo qui nel Parco dell'Alto Garda bresciano. La strada provinciale 9 che dallo spettacolare lago artificiale di Valvestino conduce alle sponde del Garda è il climax motociclistico del nostro itinerario. Una strada tutta curve, immersa in uno scenario naturale a tratti aspro. 20 chilometri di puro godimento. Il Garda, il terzo lago toccato dal nostro itinerario, il più esteso specchio d'acqua del nostro meraviglioso paese. Un autentico gioiello, capace di regalare infiniti spunti e attrattive. Sulle rive del Garda non si può fare a meno di pensare a uno dei simboli di queste zone, cioè i limoni. E siamo in una splendida limonaia in compagnia di Fabio, che gentilmente ciao. Ci sta ospitando. Ciao Fabio, e al quale chiedo subito qual è la vita in una limonaia, la vita della limonaia. È la vita del giardiniere, perché sai che così venivano chiamati chi lavorava poi in queste antiche strutture che esistono da tantissimi anni, da secoli. La vita è una simbiosi continua con la natura, con le piante. Per cui una struttura molto grande, con tanti dettagli particolari, per cui bisogna fare una grande manutenzione, per cui sia per la struttura che per le piante.
concimazione, potatura, pulizia, raccolta, trasformazione dei frutti, perché io mi occupo non solo di coltivare le piante ma anche di trasformare questi frutti meravigliosi. Quindi insomma dall'inizio alla fine il percorso dei limoni, un percorso che prevede anche poi delle attività particolarmente impegnative e importanti, come appunto l'allestimento poi della copertura. Certo. Che mi raccontava un po' dietro le quinte, realizza a volte anche in autonomia. Io sono tuttora stupito di questa tua capacità di gestire la cosa in solitudine, in solitaria, più che in solitudine. È possibile farlo, ce la faresti anche tu, anzi se vuoi venire fra qualche giorno. No, adesso ormai il lavoro è fatto, bisogna aspettare l'autunno. Per la copertura. La limonaia ha questa struttura, ci sono due muraglioni laterali che insieme ai pilastri in muratura sorreggono una travatura di legno, che ti dicevo, di castagno. Sì. Su questa travatura vengono appoggiate delle assi, delle tavole d'abete inchiodate, e così si forma un tetto pieno da cui non passa la luce. Invece sul fronte della limonaia, tra un pilastro e l'altro, c'è questa vetrata fatta da questi tre elementi, mesil, leante e i vetri appunto, che permettono poi alla luce del sole che sorge dietro il Monte Baldo di fronte al lago, di fronte a noi, e che filtra attraverso i vetri e che permette alle piante nel periodo invernale, protette dai freddi invernali, però di sopravvivere fino alla scopertura primaverile. Certamente tutta questa bellezza, io spero a questo punto, ma immagino che sia così, potrà anche essere condivisa durante l'arco dell'anno anche con eventualmente i turisti. E come no. E che tipo di attività? Certo, come attività è la visita alla limonaia. Abbiamo degli orari d'apertura in cui i visitatori tutti possono venire con un piccolo prezzo di costo del biglietto d'ingresso e attraversare come noi le cole, queste terrazze antiche, camminare tra le piante dei limoni, conoscere la vita di un giardiniere e della limonaia, e poi anche assaggiare i prodotti che facciamo con i limoni e eventualmente acquistarli. Lungo il lago natura, storia, arte, cultura, sport e benessere si fondono per offrire esperienze entusiasmanti e inaspettate, come quella che ci apprestiamo a vivere a due passi dal litorale di Toscolano Maderno, nella Valle delle Cartiere. Qui, a due passi dal lago di Garda, Toscolano Maderno, andiamo alla scoperta di una grandissima tradizione, una tradizione radicata nel tempo, ed è quella della produzione della carta. Ci troviamo nella Valle delle Cartiere e adesso sono qui con Silvia al Museo della Carta, che ci racconta tutti i segreti di questa splendida e antica tradizione. Ciao Silvia! Ciao! Ciao! Innanzitutto raccontami bene come funziona e come è nato qui il Museo della Carta di Toscolano. Allora, il Museo della Carta di Toscolano è nato nel 2007 all'interno di un'antica cartiera, la cartiera di Maina Inferiore. Vuole riproporre al visitatore il viaggio e la storia della fabbricazione della carta. La Valle delle Cartiere nel passato era ricchissima di cartiere, quasi 40 nel 1500, e il motivo della collocazione proprio in questa valle è il fiume che serviva a muovere le ruote che producevano la materia prima. Qui ci troviamo nella sala delle vasche o sala di macerazione. Iniziava il percorso per la creazione della carta. Silvia, allora come funzionava esattamente? Com'era la procedura? Allora, innanzitutto la materia prima erano gli stracci, stracci di lino, cotone, canapa, quindi di fibra vegetale, che venivano dapprima divisi, tagliati a pezzettini e poi lasciati a macerare in queste vasche, che sono vasche originali, risalgono al 1500. Dopo essere rimasti 20 giorni a mollo nell'acqua, gli stracci venivano prima triturati dai magli per diventare una poltiglia finissima. Questa poltiglia veniva utilizzata dal mastro cartaio e trasformata in foglio di carta. Dopodiché i fogli venivano pressati, stesi ad asciugare, collati, lisciati ed erano quindi pronti per uscire dalla valle. Una lavorazione che inevitabilmente è cambiata con il passare del tempo. Sì, esatto, l'antico metodo di fabbricazione della carta nell'Ottocento diventa più moderno ed industriale. Viene inventata la macchina continua, che è una macchina che riassume tutti i passaggi che nel passato venivano fatti in maniera separata in un'unica macchina. Cambiata anche la materia prima, non sono più infatti gli stracci, ma la cellulosa. Un viaggio entusiasmante quindi qui al Museo della Carta di Toscolano, un viaggio nella storia della produzione
produzione di un materiale che in fondo fa parte ormai da sempre per noi della nostra quotidianità. Sì, esatto, quello che offriamo al visitatore non è solo un viaggio nel tempo, nella storia, ma è proprio un viaggio alla scoperta di un materiale che ci riguarda tutti, quindi in qualche modo appartiene alla storia di ognuno di noi. Il nostro entusiasmante viaggio nella provincia di Brescia sta per concludersi, ma un'esperienza così grandiosa di mototurismo non può che terminare in maniera solenne. Eccoci quindi a Gardone Riviera, nello splendido contesto del Vittoriale, la celeberrima dimora del Vate, Gabriele D'Annunzio. 100 anni esatti sono trascorsi dal 1921, quando il poeta acquistò la villa e iniziò i lavori per renderla un vero e proprio monumento a memoria della sua vita inimitabile. È emozionante visitare gli ambienti interni e il meraviglioso parco. E che dire dello stupefacente anfiteatro appena restaurato, interamente rivestito in marmo rosso di Verona, rispecchia il progetto originale dell'architetto Giancarlo Maroni, che D'Annunzio non fece tempo a realizzare. Una tappa finale sontuosa, degna conclusione di un itinerario straordinario. È stato un viaggio incredibile, grazie al quale vi abbiamo fatto vivere solo alcune delle meravigliose esperienze che potete incontrare lungo le strade straordinarie della provincia di Brescia. Se vi è piaciuto il video, mettete un like ed iscrivetevi al canale. Vi aspettiamo al prossimo viaggio. Mototurismo, il piacere di andare in moto. Thank you.